Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Come vi avevo detto sulle storie di Instagram, il video che avevo fatto, ovvero full face, truccandomi insomma solo con prodotti Astra, ve l'ho voluto rifare e riproporre oggi con tutti i prodotti di Make Up For Ever. Mi vedete anche con i capelli diversi, per quel motivo, perché ho attaccato i dread. Eccoci qua. Adesso vabbè, ce l'ho legati dietro perché sono un po' più comodi. Vorrei iniziare con il video perché ho un botto di prodotti di Make Up For Ever. E voi direte, per quale motivo? Poi sono tutti qua dentro e altri ce l'ho nella mia valigia grande quando insomma mi trucco. Però ve li volevo lasciare intatti per fare appunto il video. Ovviamente un sacco di prodotti non l'ho voluto aprire. Uno, perché ve li volevo far vedere intatti, e due perché non so se lo sapete, ma sicuramente chi mi segue su Instagram lo sa, ho lavorato per Make Up For Ever fino a ieri. Adesso non so quando caricherò questo video. E quindi facendo la formazione proprio i primi giorni prima di entrare diciamo in negozio, quindi proprio al lavoro serio, abbiamo fatto la formazione e ci hanno dato un botto di prodotti. Quindi già da questo fa capire che è un brand spettacolare, soprattutto professionale, perché vogliono che ovviamente se devi lavorare per loro tutti i prodotti li devi provare, e quindi te li danno così in omaggio, non devi ridare nulla, però te li danno in modo che te così a casa li provi, li testi e puoi fare delle recensioni, no, personali, quindi puoi consigliare la cosa migliore al cliente o chi vuole comprare i prodotti Make Up For Ever. Io veramente di tutte le cose che ho provato, e quindi praticamente tutto, perché lavorandoci è normale, scusate se fa un po' così ma ragazzi fa caldo, poi provando veramente tutte le cose non ce n'è stata una che non mi piacesse, cioè veramente mi piacciono tutte dalla prima all'ultima. Make Up For Ever tante volte è un brand un po' sottovalutato, però è un brand con tantissime potenzialità, veramente tante, che alcune non vengono riconosciute. Io infatti voglio fare questo video anche per questo, perché mi piace un casino. Ovviamente non sono sponsorizzato minimamente da Make Up For Ever, cioè non, nemmeno a pensarlo, però ecco, lo voglio fare perché mi fa un botto piacere, e lavorare con loro è stato veramente veramente bello, mi è piaciuto molto. Poi non si sa più avanti che cosa succederà, vedremo che cosa ci riserva il destino. Allora, la prima cosa che utilizzo è questo qui, questo è il primer nutriente. Ci sono un botto di primer purtroppo in vendita, cioè quando andate da Sephora non li troverete mai tutti, non mi ricordo quanti ce ne sono, ma tipo online ce ne stanno un botto, tipo 15 primer, 17 primer, non lo so, adesso non mi ricordo, però in gondola ne trovate solo 7. Le gondole sarebbero gli stand, si chiamano così. E praticamente questo qui è uno dei tanti, ovvero quello nutriente che io ho a disposizione oggi. Di solito quando stavo in negozio utilizzavo quello opacizzante, perché io un po' mi lucido, quindi vabbè. Però niente, vai, utilizziamo questo perché tanto mi piace lo stesso. Questo lo posso anche andare a mettere con le mani. Magari sono questi primer che sono veramente, veramente buoni. E poi magari non sarà cambiato nulla, ma in realtà per me sì, perché stavo registrando tipo alle 4 e sono le 21:33. Tutto ciò per quale motivo? Perché stavo registrando il video, fatto sta che la macchinetta si è scaricata, non mi ero accorto che io stavo registrando con la macchinetta scarica e non mi ero ricordato nel video precedente che la dovevo mettere in carica, molto bene. Quindi con tutto la macchinetta era scarica, poi sono uscito e l'ho lasciata in carica, perciò iniziamo adesso. Quindi in teoria oggi ho applicato il primer e come vedete raga la mia base è luminosa, però non unta, quindi con questo potete anche capire che c'è l'effetto che ha fatto il primer durante tutta la giornata, perché appunto non mi sono truccato, cioè sono tipo uscito di corsa perché non sapevo nemmeno che dovevo uscire, e questo è il risultato. Quindi anche se è nutriente non vi rende la pelle unta, è buonissimo veramente, ma io cioè ormai li raccomando a chiunque. Andiamo avanti con il fondotinta. Io di solito uso o Y315 o altrimenti questo qui Y305. Io di questi qua di solito quando voglio una full face faccio 3-4 pump. Scusate se i miei pennelli non saranno super puliti, ma io non ho tempo, ok? E adesso che non sto più lavorando, sì, però in genere non ho tempo. Non lamentiamoci per favore dei miei pennelli. Fondotinta dentro l'occhio. Quindi dico, non lamentiamoci se i miei pennelli sono sporchi e tutto. Come fondotinta ovviamente io ho Y perché ho il sottotono più giallastro, quindi se invece avete un sottotono un po' più rosato ci sono gli R. È un fondotinta abbastanza leggero che però può diventare ad alta copertura se lo stratificate,
Tant'è che infatti la prima passata a me copre già tutti i rossori. Se poi voglio coprire altre imperfezioni che magari si dovessero ancora vedere, vado con un altri due pump e basta. Una volta fatto questo, in teoria io ho dei correttori. Ci sono sia correttori liquidi più idratanti, sia correttori liquidi più secchi, che si chiamano full cover. Infatti vi coprono totalmente qualsiasi cosa. Ovviamente se avete una pelle super secca non ve li consiglio, però ve li consiglio con una bella base idratante sotto. Io per ora di correttori ho questi, io perché non sono un amante di questa tipologia di correttori, cioè così in crema, perché utilizzo sempre quelli liquidi. Però oggi dai, ci sta, quindi andiamo a prendere il primo, che è quello un po' più giallastro di tutti. Questi sono comodi per coprire imperfezioni, quelli colorati per fare la color correction, insomma per tutte queste cose qui. Poi si sfumano da Dio, raga. Cioè guardate come si sfumano, come se fossero praticamente liquidi. Io quando metto questo fondotinta mi scordo di essere truccato, e tante volte infatti mi capita anche di toccarmi sul viso proprio perché mi scordo, e quindi mi tolgo il fondotinta molto bene. In teoria stavo cercando una cipria per fare baking, perché purtroppo con questa cipria, per quanto sia buona, non potete farci baking perché fa un po' di flashback. Cioè magari io per il video lo posso fare così, magari ve lo faccio anche vedere, però vedete, è fatta così. E vabbè raga, io ve lo faccio comunque, almeno lo vedete proprio voi con i vostri occhi, che non potete farlo. Lo sto mettendo anche con il pennello, che è una cosa abbastanza sobria, ok? Raga, vedete quanto flashback fa? Ecco. Per questo vi dico, non vi consiglio di fare il baking con questa cipria, perché vi sbiancherebbe troppo. Cioè io ad esempio dal vivo non sono come mi vedo in fotocamera, e ecco l'effetto del flashback. Sarebbe questo, che dalle videocamere, quindi anche con luci artificiali e cose così, risultate diverse da come si rende nella realtà, perché si vede il prodotto. Quindi adesso io l'ho fatto solo in un occhio perché non ci tengo a farlo anche all'altro. Applico tutta la cipria ovunque, però in modo un po' più leggero, perché se la applicate su tutto il viso in modo leggero non avete effetti strani di luce e cose così. Però se la andate, diciamo, proprio a tamponare, a depositare il prodotto su tutto il viso, allora sì, in quel caso vi fa flashback. Raga, questa penso sia la miglior cipria che esiste in commercio. Una volta fatto questo, io passo alle sopracciglia e poi dopo ritorno al viso. Io ho tantissimi prodotti. Il problema è che, non utilizzando quasi mai praticamente le matite perché non mi ci trovo, adesso per me sarà un po' strano. Ah, ecco che mi mancava, dovevo accendere la luce. All'inizio la cosa che utilizzavo di Makeup Forever erano quelli in gel, ok? I tubicini quelli in gel. Sì, io ho iniziato direttamente con il gel perché, non lo so, mi sentivo un po' che volevo provare, volevo sperimentare cose nuove, e ho iniziato con una cosa abbastanza difficile, difficilotta, perché i gel non sono molto pratici da utilizzare, però durano un botto quando li mettete sulle sopracciglia, cioè durano tutta la giornata, vi toccate e non vi si sbava niente. Tantissime matite appunto per fare le sopracciglia, cioè guardate qua. Vado ad utilizzare questa che si chiama Brow Pencil, la numero 50, ok? Non so se è la più scura o meno, però comunque ve la faccio vedere. Questa così. Ok, una volta fatto il sopracciglio vado a prendere il mio pennello preferito di sempre. Raga, io no, oramai non me ne stacco più, non c'è pennello migliore per fare le sopracciglia. Ha delle setole non minuscole, di più, è super super preciso, 274. Raga, vi giuro, se volete un pennello per sopracciglia vi stra consiglio questo, è veramente ottimo. Da una parte qui ha le setole e dall'altra ha lo scovolino. Oh, vabbè, è una cosa troppo comoda, comunque adesso lo vedete. Vado a pettinare, quindi per distribuire meglio con il pennello vado semplicemente a disegnare dei peli finti qui. Allora, ho fatto tutte e due le sopracciglia, sicuramente non saranno super simmetriche e super precise, perché comunque l'ho fatta abbastanza in modo veloce, dato che non voglio focalizzarmi troppo su come procedo, ma il mio intento è quello di farvi vedere bene i prodotti e farvi capire le potenzialità del brand. Io ho questo. Mi è cascata la cipria, molto bene. Tutto a posto. Io sto amando questa candela, cioè raga, ho scelto io quella al cocco e sono veramente buonissime. All'interno, appunto, dato che il brand si chiama My Jolly Candle, all'interno hanno dei gioielli. Quello che ho trovato io qui dentro, che ormai non so se vedete, ma la sto consumando abbastanza, prima era proprio in alto e invece adesso sta, non dico a metà ma quasi,
e praticamente all'interno ho trovato questo bracciale qui. Fatto praticamente questo qui a forma di nuvola con tutti i Swarovski all'interno. Tant'è che poi sono andato a vedere con il codice che appunto vi danno quando estraete il gioiello dalla candela, è tutto incartato. All'interno c'è sia il gioiello sia dei bigliettini piccoli. E c'era un bigliettino con il codice che poi voi andate a mettere sul sito di My Jewelry Candle e andate a vedere quanto vi sarebbe costato quel gioiello che avete trovato all'interno della candela. Ovvero questo qui sono andato a vedere e costa 70 euro. È un bracciale piccolissimo, veramente piccolissimo, con qui un ciondoletto con scritto My Jewelry Candle, che non lo leggerete mai perché è microbo. Però ecco, cioè, a confronto con la candela che non costa niente, che poi ovviamente vi lascio sotto il link per vederle, per acquistarle, quello che volete, ragazzi, quello che vi consiglio. Quella che ho preso io è questa qui al cocco. E voglio prendere la candela, quella al cookies, se non ricordo male, o al biscotto, insomma, era una fragranza del genere. Una volta fatte le sopracciglia, io direi di ritornare al viso e andare un po' a scolpire i blush, le terre e gli illuminanti che ha Makeup Forever. Sono veramente tra i migliori che ci sono in commercio. E ad esempio adesso vado ad utilizzare questo qui che è S118, che è un marrone freddo appunto anche per fare contouring. E io la maggior parte di questi ombretti, eh sì, la maggior parte di queste terre o blush li utilizzo anche per utilizzarli come ombretti, perché sono super super pigmentati. Queste che vedete qui all'interno delle scatoline appunto sono dei refill, che poi una volta che voi acquistate o una terra o un ombretto o un blush, un illuminante, vanno per forza, diciamo, messi nelle palette magnetiche. O comunque io dico per forza, perché non è bello tenere un prodotto sulla scatolina così e poi ogni volta rimetterlo dentro. Almeno a me non piace. Io adesso le palettine magnetiche non ce l'ho, ne ho ordinate altre, però su proprio altri siti, anche asiatici e cose così. Almeno ho delle belle palette grandi in cui posso mettere tutti i miei ombretti o blush o quel che sia che è magnetico. Li metto tutti lì da una parte. Almeno so dove tengo le cose. E adesso queste non le avevo ancora toccate perché ve le volevo far vedere intatte. Come vedete, questo è un marrone freddo. Perché ovviamente prima le utilizzavo in negozio, cioè prendevo quelle del negozio e mi truccavo con quelle. L'ho appena appoggiato. Ricordatevi di sbattere il gesso. Ragazzi, sono super pigmentati, ve lo dico. Di quelli di Makeup Forever ne basta veramente poco, ma poco che vi dura un anno, tipo una cialda così. Wow, cioè guardate. Raga, no, un colore stupendo, perché non è nemmeno troppo troppo freddo. No, è meraviglioso. Se si rompeva la cialda, capite perché servono le palette magnetiche? Capite? Perché mi è appena cascata la cialda e è ancora intatta. Non so quale Dio me l'ha mandata buona, però comprate le palette magnetiche. Io per esempio adesso ho 4 blush, perciò adesso farò un mix. E c'è questo che, ragazzi, come ombretto non potete capire che cosa non è. B500 ed è tipo un borgogna scuro, abbastanza scuro. E questo serve per fare contouring alle ragazze scure di carnagione. Siccome il blush ne vado ad utilizzare uno, che è il B402, che sarebbe questo aranciato. Adesso lo sto centellinando perché veramente con questi appena ne prendi poco di più è la fine, perché sono talmente pigmentati che è un attimo a sbagliarsi, però raga, sono stupendi. Quindi dopo che l'ho centellinato, cioè raga, praticamente non si è nemmeno rovinata la cialda per quanto ne ho preso poco. No, io ve la voglio far vedere adesso da così vicino. Cioè guardate la cialda, è intatta, raga, è intatta. Per farvi capire quanto poco ne dovete prendere. Makeup Forever è per me, cioè io da quando ci lavoro ho capito tutte le potenzialità di questo brand, perché prima magari non lo sapevo appieno, invece adesso capisco tutto. E adesso arriviamo al pezzo forte, perché vi faccio vedere gli illuminanti. Io adoro questo qui che è il numero H106, è un dorato freddo, anche senza che lo bagnate. Raga, ma capite che cos'è? Bam. Questo possiamo anche passare agli occhi. Volevo fare una cosa abbastanza semplice in teoria. Vi faccio vedere una palette che però purtroppo non è più in vendita, perché non so se comunque sì, sicuramente sarà andata fuori produzione, ma questa era una palette di una edizione limitata, quindi ovviamente non c'è più. Poi online non so se la trovate. Una volta che l'aprite, ha sia lo specchio all'interno che poi tutti questi colori qui. Qui sotto ha la matita nera e invece qui ha la taglia mini del mascara. Io adesso per esempio vorrei fare uno smokey eyes, una cosa abbastanza semplice. Il mio prodotto preferito per fare lo smokey eyes è l'eyeliner nel pot, quindi quello fatto a gel. Mamma mia, ragazzi, che cosa non è. Cioè voi mettete quell'eyeliner, o comunque io lo utilizzo proprio come ombretto, quindi lo stendo su tutta la palpebra.
potete stare anche una settimana con quel coso, giuro non ve se ne leva mezzo, raga, ce l'avete così piallato dalla mattina alla sera. Quell'aligner è fantastico. Prenderò sicuramente l'Aqua Seal, che è una boccettina piccolina così, con un liquido all'interno che vi rende tutto waterproof e tutto molto più resistente. Tant'è che io l'ho mischiato ai fissanti, a tutti i fissanti che ho, e veramente, ragazzate, così piallati da morire, stupendo. E lo potete miscelare agli ombretti, lo potete miscelare appunto ai fissanti, ai fondotinta, agli illuminanti liquidi, a veramente qualsiasi cosa, alle tinte labbra, se magari una tinta labbra non vi dura tanto, cioè. Raga, è una bomba quel cosetto, è un frignetto così piccolo e potete miscelare con qualsiasi cosa. Infatti lo adoro. E per gli occhi avevo intenzione di utilizzare questi ombretti qui, che sono gli ombretti liquidi, che sono della collezione appunto Aqua XL. Anche questi noi ci abbiamo fatto le animazioni quando stavo in negozio. Raga, durano tutta la giornata. Vado a mettere questo un po' su tutto l'occhio e poi dopo lo vado anche a mixare con un po' di nero per renderlo più intenso. Una volta fatto questo vado a creare la sfumatura in alto con il blusher, vi dicevo prima. Cioè, guardate che spettacolo, vi avvicino un po' alla telecamera. Prendere questo nero qua su, che sarebbe l'S102. Vado a prendere, sbatto l'eccesso e lo tampono leggermente sopra il viola, quindi per rendere il viola un po' più intenso. Con un pennello e la sfumatura vado a prendere appunto il blush che vi dicevo prima. Così sbatto l'eccesso e coloro la parte sopra. Vado a fare la stessa cosa sotto, quindi sfumo così. Una volta sfumato, poi passo all'altro occhio e continuo. Adesso all'interno dell'occhio voglio utilizzare una matita meravigliosa della collezione delle Aqua XL, la numero M80. È questo colore qui. Quindi riprende tantissimo il colore che io ho sopra. Quindi andiamo a vi faccio vedere da vicinissimo quanto scrivono queste matite. Cioè, guardate. Faccio solo una cosa così. Spam. Guardate la differenza. E questa state sicuri che qui la mettete e qui rimane. Per le ciglia io vado ad utilizzare il mio mascara preferito ormai da settimane e settimane. Ho avuto l'onore e il piacere di provare anche questo qui, che è Smoky Stretch, quindi diciamo un mascara tra virgolette fatto apposta per gli smoky, più che altro perché Makeup Forever ha quattro mascara, ognuno è fatto in modo abbastanza diverso uno con l'altro, non è che ci si somigliano, e questo è quello più nero di tutti e con lo scovolino con le setole rigide ti dà sia volume che lunghezza, con il fatto che le setole sono super super rigide fa tipo da pettine, vi depositano il prodotto in modo da dare subito il volume. Cioè, guardate, l'ho appena appoggiato. Cioè, raga, uno solo passato di mascara, ecco l'effetto che fa. Guardate la differenza. È abissale. Adesso mancherebbero solo le labbra, però per le labbra io non ho tantissime cose. Makeup Forever per le labbra ha delle tinte labbra, ha i rossetti, ha le matite, ha veramente un sacco di cose per le labbra, solo non ce l'ho io in questo momento. E l'unica cosa per le labbra che ho è questa qui, la palette degli Artist Rouge fatta in crema, ok? Ci sono queste tonalità qui. Quella che andrò a mettere adesso è questa, diciamo quella un po' più neutra, perché tutte le altre colorazioni che ci sono non sono colorazioni che metto. Forse le uniche due che potrei mettere sono queste qui. Le altre o le potrei utilizzare come blush o le potrei utilizzare anche per truccare altre persone semplicemente. Vado a prendere questo pennello qui, che è il numero 208, tipo fatto a lingua di gatto, e lo vado a mettere leggermente aranciato una volta messo sulle labbra. E con questo pennello mettete praticamente in 3 secondi il prodotto. Eccoci qua. Allora, dato che io ovviamente, ma tanto è una cosa che faccio sempre, ormai lo sapete, vedo questi rossetti così, queste tonalità così un po' troppo rosate, secondo me, poi non lo so, vado a tamponarci un po' di cipria sopra. Quindi vado a prendere il pennello numero 154, che è questo fatto così, diciamo, piatto, che in teoria serve per i fondotinta, ma vabbè, io lo utilizzo un attimo così. Per prendere leggermente un po' di cipria. Comunque, come vedete, ho praticamente desaturato un po' il colore. Io ancora non lo vedo granché perché lo vorrei leggermente più freddo. Ora sì, raga, scusate, ma a me lo sapete che piace questo effetto, quindi molto un po' cadaverico, un po' labbra spente, che però il colorito c'è, non lo so, a me piace molto di più. Poi fatemi sapere voi se preferivate prima o preferite adesso. Comunque, questo è il look completo.
Io spero vi piaccia il trucco, in teoria è anche abbastanza semplice, però ho provato il più possibile i prodotti. Ci sono anche ovviamente i fondotinta stick, i water blend che sono i fondotinta quelli con l'80% di acqua, gli ultra HD che non abbiamo ancora provato, gli illuminanti liquidi. E spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto scoprire soprattutto il brand e qualche prodotto nuovo che magari non conoscevate. Fatemi sapere qualsiasi cosa sotto nei commenti. Se in questo caso avete scoperto qualcosa che vi interessa, se la volete andare a comprare, poi se la comprate mandatemi una foto su Instagram così vi vedo e sono super super contento, perché tantissime volte magari quando vi consiglio dei prodotti ricevo delle foto del tipo: Ale, ho comprato questo prodotto grazie a te, mi ci sto trovando benissimo e tutte queste cose così. E veramente sono troppo troppo contento, perché appunto vuol dire che vi fidate di me. Questo è il look completo. Come sempre vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. I come, baby, know that I